Salve a tutti ragazzi, io sono Steve, del canale Andrevotto, e questo è Final Fantasy IX. Come avete già visto nella intro, abbiamo fatto diverse battaglie per poter apprendere tutte le nostre abilità. Non è stata una tipologia di farming votata al level up, tant'è che, come vi ho detto nello scorso episodio, alla fine abbiamo scelto questa zona proprio per non livellare e quindi ottenere il minimo dei punti esperienza possibili. Come vedete, non abbiamo fatto tanti livelli, ma di una cosa ci siamo preoccupati: di non avere un livello multiplo di 5. Il perché lo vediamo più tardi nel prossimo dungeon. Quello che invece volevo mostrarvi era il setup che abbiamo attualmente, con ovviamente tutte le skill imparate, comprese quelle dell'anello Protex. I 170 AP della Virtù Ninja di Gidan sono stati completati in quest'area, quindi abbiamo dovuto combattere almeno un centinaio di combattimenti, forse anche di più. Ne è valsa assolutamente la pena. Ora però vorrei mostrarvi ciò che abbiamo imparato e ciò che abbiamo attualmente a disposizione. Ovviamente vi metterò un timestamp, quindi potrete saltare questa parte se volete andare direttamente all'azione. Allora, il solito gambe che possiamo usare per fuggire in ogni battaglia che ce lo consente al 100%. Abbiamo spot, che probabilmente useremo oggi, che ci permette di individuare le abilità del nemico. Abbiamo poi imparato guarda, che permette di avere una piccola possibilità a battaglia iniziata di ottenere un attacco prioritario, quindi con noi e i nemici girati di spalle, quindi tutte le fortune del caso, danni extra, eccetera. Energia oscura, sappiamo, libera la potenza latente dell'arma, quindi con l'exploder sarà causare disturbo al nemico. E abbiamo imparato, proprio con la nuova exploder, queste due abilità. Incognita è molto particolare, in quanto se possediamo un valore di HP che termina con il 7, abbiamo la possibilità di infliggere un danno che può essere pari a 7, 77, 777 o 7777. È appunto un'incognita, molto difficile da usare, non particolarmente utile. Sacrificio invece è un'abilità disperata, ma può tornare utile, in quanto sacrifichiamo tutti i nostri HP ed MP per poter resuscitare la squadra curandola completamente. È di certo un'abilità eccezionale. Sempre Aste lo abbiamo imparato non solo con Gidan, ma con tutta la squadra. Qui Abracadabra riduce la capacità di mira degli attacchi fisici nemici. Mi sembra abbastanza interessante, soprattutto considerato che Gidan sarà sempre in prima linea, almeno fino a quando non avremo attiva la nostra Virtù Ninja, che appunto consente di rimanere in seconda linea senza perdere punti d'attacco. Ottima, eccezionale. Ma vedrete che in realtà a lungo andare non servirà più nemmeno quella. MP per attacco l'abbiamo già conosciuta. Abbiamo pietricida, pesticida, eccetera. Questa tenetela attiva. Ci servirà. Ruba più qui, sinergia, occhio per occhio, isotermia, che protegge da freddo e caldo, vigilanza, che impedisce ai nemici di avere attacchi preventivi, level up. Abbiamo poi imparato scippatore. Scippatore provoca danni anche col comando ruba, quindi non solo con ruba più guil potremo rubare oggetti e soldi, cosa che ormai non ci servirà più, ma scippatore permette al furto di causare una parte di danno. Ovviamente non pari all'attacco fisico di Gidan, ma comunque può essere utile a sfiancare lentamente un nemico. Ovviamente anche questo è pericoloso, in quanto potremmo uccidere il nostro bersaglio.
Andando invece a Vivi, come vedete cominciamo ad avere parecchia magia nera, e sempre Aste, anche con lui, ma in realtà con tutto il party, questo era il mio obiettivo. Perfora Reflex è molto interessante, ma non sarebbe possibile sfruttare appunto la barriera che Vivi ha equipaggiata per poter rispedire indietro magie a potenza aumentata. Antielemento, lo avevamo visto già con l'ottenimento dell'anello Protex, annulla l'elemento delle magie. Quindi ogni magia sarà efficace allo stesso modo contro un nemico. Quindi, senza conoscere magari il punto debole, andrete sul sicuro con una qualsiasi magia offensiva. Abilità particolari, abilità up, imprescindibile, ma appunto abbiamo imparato tutto. Anti-Chaos, la stiamo imparando di recente, l'abbiamo imparata con le scarpe rosse, mi pare, e gli ultimi oggetti ottenuti, previene confusione. Potrà tornarci utile anche questa. Vediamo un po', abbiamo con Daga, applicazione, aumenta l'effetto delle magie. Questo permetterà alle magie di cura di essere più efficaci. Sarebbe un'ottima cosa, in quanto abbiamo perso momentaneamente il pettinino, quello che poteva saldare Wayne, che aveva tra le sue abilità Energira, ovvero la magia curativa di livello 2. Non importa, non è una gran perdita. Abbiamo però messo Perfora Reflex a Daga in modo tale che, nonostante Vivi e eventualmente altri membri del gruppo possano o abbiano Reflex, lei potrà usare le magie curative, e non solo, ma principalmente quelle, anche sui membri del party con Reflex, senza doverla per forza rispedire al nemico in modo sgradito, indesiderato. Abbiamo anche con lei salva 50% MP, potrebbe essere un'abilità ottima, costa parecchio. Vedremo. Quindi solite. E tutte le mosse che proteggono, tutte le abilità che proteggono da stati, abbiamo Sonia per il sonno, Siero per il veleno, Antimedusa per pietrificazione, eccetera. Bene o male le abilità sono queste. E a proposito delle magie blu di Quina, cercheremo oggi di impararne almeno un'altra. Dovessero andare bene le cose, persino altre due. Le abilità sono queste. L'ultima cosa, volevo farvi vedere la forchetta che abbiamo rubato con fatica ad Antarian. 53 di attacco fisico. Eccezionale. Quando alle ciance, se avete skippato la prima parte, ora procediamo per andare avanti. Bene. Secondo Sid, l'ingresso per la miniera dovrebbe essere qui vicino. Oh, gli dà un piglio una rana. Adesso no. Dopo, Quina. Consolati, Quina. Anche al continente esterno troveremo delle ranocchie. Se però Quina non sa niente, perché non chiedere a Quera? Sai se da queste parti c'è una miniera? Mi dici una miniera, eh? Mi pare che c'era. O non c'era? Sì, mi pare di no. Sì o no? Deciditi! Un sacco di tempo fa ho sentito parlare di una miniera, ma non so se ci sta ancora. Mi sa che la strada per la miniera è mezza nascosta dal fogliame de sta palude. Quina la dovrebbe conoscere. In mezzo a questo cannetto? Grazie. Va bene. Quera non c'è stato di grande aiuto. Quina, dove vai? Sento odore di rane. Basta con queste rane. Ora cerchiamo il continente esterno. Ecco, le rane stanno di qua. Quina, aspetta, accidenti a questa. Mannaggia te. Te l'avevo detto che c'erano le rane. Prendile, prendile. Dai, Quina, prendilo.
Mamma mia, aspetta! Aspetta, nulla si frappone tra lei e le rane. M'è scappata. Non è il momento di correre dietro alle rane. Ma quella non è l'entrata della miniera che cercavamo. È la prima volta che la vedo. Gidan, ma per davvero te vuoi infilare qua dentro? Certo. Passata la miniera saremo nel continente esterno. Forza, andiamo. Dai, su, qui. Allora. Anzitutto, Gidan, fai da bravo. Che belli questi dettagli. Perché? Perché non li rivedremo più, probabilmente. Fossil Roo non è una locazione dove torneremo. Ed è comunque apprezzabile che ci sia un livello di dettaglio alto. Ora, però, veniamo al dunque. Che c'è qua dentro? Non vedo niente. Stiamo per scoprirlo. È anche il motivo per cui. Che? Perché? Non ci serve un livello multiplo di 5, per colpa sua. Mamma! Ora un minigioco. Dovremmo evitare le trappole perché ci bloccheranno il percorso. Ma noi uno scontro lo vogliamo fare. A Makkaran, o a Marakan, non mi ricordo il nome. È una macchina, un boss particolare, sicuramente artificiale, che ci attaccherà sempre alle spalle e appunto avrà l'abilità livello 5 Ade. Non ha nessun oggetto particolare da rubare, ma è l'occasione perfetta per provare la Mu. Il nostro amico è debole al fulmine, eh? Occhio ragazzi, questo non morirà, quindi la nostra vittoria servirà solo a guadagnare un po' di tempo. E volevo farvi vedere la boss fight. In caso voi abbiate almeno un membro del party con un livello multiplo di 5, la sua prima mossa o una delle mosse più frequenti che farà sarà appunto livello AD 5. Questo gli permetterà di uccidere quasi per certo almeno un membro del party, se non appunto di più. Scusa, ti ho fatto male? N no. Attenta. Scansati. Boff. Guardala arrabbiatissima. Uff, ci siamo salvati per un pelo. Accidenti, quel mostro non è servito a molto. Chi va là? Vi cercavo, principessa Garnet. E tu chi sei? Scemo! Scusa. Sono Lani. Ho ricevuto ordini dalla regina Bran di cercare la principessa. Mia madre mi cerca? E perché mai? Io non voglio tornare ad Alexandria. Veramente la regina non vuole voi. E chi, allora? La regina rivuole solo ciò che vi siete portata via dal castello. Già. Restituitemelo subito. Appartiene a Bran. No. Non avete sentito? Non mi sfuggirete tanto facilmente. Vi conviene ubbidire. Avanti, fatela brava. Sei stata tu a tenderci la trappola? Ho l'incarico di riprendere questo oggetto a tutti i costi. Cosa vuoi dire? Ancora non capisci? Non mi hanno ordinato di riportare la principessa sana e salva al castello. Che strano. Tacete! Già, non vogliono più la principessa viva. Ormai gli spiriti dell'invocazione sono stati tolti dal suo corpo. Nonostante questo, Bran ha bisogno del gioiello ancestrale. Ma non di Garnet. Quindi avrebbe tranquillamente voluto la sua morte, o meglio, in caso di problemi, ha ordinato di uccidere
Datemelo, o passerò alle maniere forti. E cosa fai? Ci picchi? Zitto, imbecille! Ora ti faccio vedere io! Ok, la Ni è una boss fight non facilissima. E ha degli oggetti utilissimi. Non solo, ha la particolarità di attaccare spessissimo la nostra piccola Garnet. Quindi l'ordine è tassativo: ucciderla e recuperare il gioiello. Giochiamo un po' con lei. E intanto rubiamo. Perché la nostra cara Lani lancia magie piuttosto potenti. Quindi attenzione. E occhio a non farla morire con le sue stesse magie. Ma ha quasi 6.000 HP. Dovremmo stare tranquilli. Ora, slow. E dopo aver rubato l'etere, vediamo di utilizzare spot. Vediamo un po' che cosa possiede la nostra Lani. Non male, eh? Un altro metodo per affrontarla, e anzi, potremmo tranquillamente provarlo, è di terminare i suoi MP e lasciarla accecata. In questo modo... Mi sono spiegato o ancora no? In questo modo, appunto, dicevo, sarà costretta ad attaccare senza praticamente quasi mai colpirci. Possiede Spada Coral e Vlacus. E noi abbiamo Aste. Not bad. Proviamo anche Magi Martello. Un MP. Vlacus, perfetto. Uno dei tesori migliori lo abbiamo. 4663 MP. Ragazzi, con questo colpo ha già quasi finito gli MP. Se non erro a circa 5000 MP. Guardate, la Ni è l'unico personaggio del gioco, l'unico nemico del gioco a lanciare scan. Ci controlla, guarda le nostre debolezze e lancerà magie di conseguenza. Ottimo, se non fosse che i suoi MP finiranno molto presto. Vogliamo vedere? Oh, l'abbiamo mancata. Abbiamo altri modi per controllare. Ah, cavolo. Aerora, non male. Dei danni. Trenta. Magi Martello. MP insufficienti. Boom. Rubiamo la spada Coral e distruggiamola. Presa, ragazzi. Ho fatto anche dei preparativi. Abbiamo portato Quina a un punto HP. È il momento di vedere Limit Globe. Poi parliamo della trance di Daga. Addio, Lani. Addio.
però ci sapete fare. Così ti abbiamo umiliata. Mi è andata bene perché sono da sola. Ma non finisce qui. Ok. Potremmo lasciarla con un HP. Sarebbe simpatico. Ma no. Tornando seri per un momento. Anzitutto si torna indietro. La trance di Garnet non l'abbiamo mai approfondita ed è effettivamente argomento di discussione, in quanto secondo molti è ritenuta piuttosto inutile. Vediamo perché. Allora, a differenza di un effetto immediato come può essere quella di Vivi, quella di Gidan, persino quella di Quina, la trance di Daga o Garnet prevede la sostituzione del comando invoca con al di là. Al di là permette alla prima invocazione fatta durante la trance di poter casualmente riapparire senza che gli venga impartito il comando. Se noi per esempio, avendo solo Ramu, evocassimo Ramu durante la trance, c'è una probabilità che Ramu compaia continuamente anche nei turni successivi, con una potenza ridotta, ma è comunque un attacco gratis. Non è male, non è male per niente, però è raro che le battaglie durino così tanto e Garnet o Daga non ha e non avrà invocazioni diverse da quelle che fanno danno. Perciò se noi temporeggiamo in un combattimento per rubare, non è esattamente un'ottima idea usare al di là. Entrando qui però, ta-da! Elisir. Allora, che abbiamo rubato? La spada Coral, bella, ma è per Steiner. Il Vlacus invece è il pugnale più potente finora. Ha uno di attacco fisico in meno, è vero, ma non ci importa. Effetto addizionale status lentezza e ci insegna turbamento. Non è male. E adesso andiamo a vedere perché. Oh, ci manca solo una skill, la sua ultima skill. Provoca status disturbo a un alleato o un nemico. Disturbo è uno status che qui ci causeranno spesso. E come vi dissi già in passato, il personaggio nemico alleato colpito da disturbo, se viene bersagliato da attacchi, principalmente attacchi singoli, farà in modo che il resto del suo party subisca parte del danno. Può essere comodo? Mai no, perché lui prende il danno pieno e gli altri prendono una percentuale, o meglio, vi faccio un esempio. Se per esempio Garnet possiede lo status disturbo e un nemico le infligge un attacco fisico pari a 80, lei subirà 80 danni e Gidan, Vivi e Quina ne subiranno un terzo ciascuno, quindi circa 27 a testa. Non male. Vediamo. Oh no, mutismo. Vabbè. Vabbè. Che bello il Vlacus. E che bello giocare con questi. Eccolo. Tra l'altro siamo tornati alla posa e l'esultanza base con la daga. Eh sì, il fatto che si chiami Daga il personaggio e che lasciamo perdere. Allora, torniamo qui. Stiamo incontrando molti più nemici di quanto ricordassi. Cominciamo ad addentrarci nel vero dungeon di Fossil Road.
dove la musica cambierà, sarà anche familiare. Un Gargan selvatico potrebbe essermi utile. Oh sì, questo dungeon prevede il viaggiare tramite Gargant selvatici per tutto il tempo, tramite percorsi, valvole, corsi d'acqua. Per molti è un incubo, ma non è un dungeon così difficile, anche perché non ci sono troppe strade. Abbiamo un totale di 4 bivi e alcuni non porteranno a nessuna parte se non a un tesoro, perciò seguitemi e andiamo con calma. Qui possiamo richiamare i Gargant con il cibo, basterà poi sventolarglielo vicino e arriveranno, così come arriveranno i nemici, sperando che incappiamo in quello giusto. No, perfetto. I sono un po' più fastidiosi degli altri, io sto cercando qualcun altro, ragazzi. Quindi fatemi la cortesia di morire. Vediamo anche se Kero Shot è diventato più forte. Abbiamo livellato, abbiamo un paio di rane in più. Ancora no. Per ora fa danni da ridere. Ma più avanti. Andiamo, andiamo. Ehi tu. Ciao brigante, anche tu a caccia di tesori? Tesori? Di che parli? Come? Non lo sai? Pare che qui siano nascosti tantissimi gioielli e fossili preziosi. Credevo venissi anche tu ad arricchirti, come tutti. No, non sono qui per questo, ma dimmi, da qui si arriva al continente esterno? Il continente esterno? Come ti vengono queste strane idee? In ogni caso, ti avverto, giovane, questa miniera è piena di meandri, ma non ho appurato dove porta. Credo che si debba proseguire da quella parte, ma non è un'impresa facile. Devi servirti dei Gargant, ma sono animali così capricciosi. Se sali su uno e aspetti semplicemente che ti porti, arriverai solo a vicoli ciechi. Per andare dalla parte che desideri, devi usare le valvole, come quella lì. E cosa c'entrano i Gargant con le valvole? Le valvole controllano le fuoriuscite di acqua. I Gargant hanno paura dell'acqua, perciò potrei usare le valvole e scaricare l'acqua nella direzione contraria al lato dove vuoi andare. A proposito, quella è la valvola numero 2, devi azionarla per proseguire. Ho capito, ma come faccio ad arrivare lì? Bello mio, usa il cervello. Puoi andare di là col Gargant, però devi azionare prima la valvola numero 1. Ok, grazie per le informazioni. Già, per dire, per essere uno che non conosce l'uscita, il posto in cui fosse il Ruporta, ne sa parecchio. Prima però abbiamo il piccolo Steelskin, che di cui avevamo letto una lettera molto preoccupante. Me la sono vista brutta, Cleira, non riuscivo neppure ad alzarmi dal letto. Per fortuna è tutto passato e ho potuto riprendere il viaggio. Sei fortissimo. E ci vende un set di oggetti che noi compreremo senza alcun dubbio, rimorso, fastidio. Grazie, con questi posso viaggiare ancora per un po'. Hai altro da dirci? Questa miniera è uno strizzacervelli, ha un sacco di meandri. Ok. Mokku. Che ci fornisce anzitutto il Mogu Shop. Noi siamo piuttosto pieni di oggetti, quindi non sarà necessario. No già, detto che siamo pieni. Anche Mokku è scappato, eh? Una lettera da Kuppo? Non so chi è, però sono troppo curioso di scoprirlo. Vuoi leggerla con me, Kuppo? Caro Mokku,
Non ho niente da fare, quindi gioco a nascondino. Sono nascosto qui in una tana. Vediamo se mi trovi. Ti do un piccolo indizio. Sono dentro un muro. Tanti cupò? Da cupo? Che sfaccendato. Se sapesse le pene che ho patito io per fuggire da Limblun, ripasserebbe la voglia di giocare. E non ha nessuna lettera. Noi una tendina la usiamo. Tranquilli, tranquilli. Ne abbiamo altre 88. E, seguendo il consiglio del nostro caro minatore, andiamo da questa parte. Non c'è niente? Che bello che è il Gargant. Questo è il bivio numero 2. E come vedete, il Gargant eviterà come la peste il percorso pieno d'acqua. Quindi noi, più avanti, useremo una bella valvola per controllarne il flusso. Spilla di gnomo. Ne abbiamo già un paio. Ma andava fatto. Se non altro per toglierci dalla lista uno dei percorsi. Ehi! Oh! Siate precisi. Il Gargant è capricciosissimo. I comandi pure. Andiamo, perfetto. Torniamo ovviamente indietro, non abbiamo toccato nulla, quindi per adesso, ragazzi, molto semplice. Abbiamo fatto un corridoio, preso un oggetto e siamo tornati indietro. Vi scriverò probabilmente sulla descrizione del video qualche piccolo appunto su Fossil Roo e sul numero di passaggi da fare per superarlo in agilità e cercando anche di ottenere tesori importanti, perché qui qualcosa di importante c'è davvero. Ok, dove ci porti, piccolo Gargant? Piccolo. Bivio 1. Anche questo, per ora, è un percorso obbligato. Benissimo, per noi va solo che bene. Ed ecco, bivio numero 1 cambia, quello che abbiamo appena fatto. Quindi, per logica, non torneremo indietro, ma faremo l'altra strada. Andiamo, Gargant. Abbiamo tanta strada da fare, poco tempo e tanta voglia di raggiungere il continente esterno. Ecco qui. Da piccoli questo dungeon, ve lo assicuro, pure per me è stato un inferno. Nella realtà dei fatti ero forse semplicemente troppo piccolo, troppo giovane. E ho superato il tutto solo con l'insistenza e la pazienza che un ragazzino di quell'età poteva avere, avendo il suo bel giochino da fare, in cui ci si incaponiva finché non riusciva. Ma in realtà non è così difficile. Azionando la valvola 2, abbiamo cambiato il percorso qui sotto, vicino ai moguri. Ora però noi non possiamo fare altro, quindi torniamo indietro. Ma dovremo tornare alla valvola, anche perché è l'unico percorso possibile. Cioè questo. Lo vediamo. Noi abbiamo cambiato il bivio 2, quindi non questo. Da qui torniamo alla valvola che abbiamo premuto prima per arrivare all'altra. Riportiamola ai valori normali. In questo modo il Gargant ci riporta a casa, tra virgolette, vicino al minatore, che tutto sa, ma che omette quando gli si chiedono spiegazioni più approfondite. Ok, fin qui è stato semplicissimo. Torniamo qui. E zac! Nel bivio 2, che abbiamo appena cambiato. Non è ancora finita, chiaro. Però questa prima parte spero l'abbiate assimilata. È molto semplice.
Dobbiamo solo fare avanti e indietro un paio di volte. Ora si va di qua e siamo in un'area nuova. Un altro minatore. Sei già arrivato. Visto che sei qui, comprati qualcosa. Oh 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 oh, ma salve. Ma guarda, là, siamo generosi. Abbiamo già 200.000 cose di queste, ma... Grazie. Quando ti serve qualcosa, dimmelo. Grazie a questo signore potete fare scorta non solo di antidisturbina, che può tornare utile, ma anche di panacea, che cura praticamente tutto quanto. Ok, di sopra ragazzi, unica strada, non possiamo fare altro. Qui abbiamo una valvola. Questa valvola però è furbetta, in quanto per proseguire noi non dovremo azionarla. Se invece l'azionassimo, cosa succederebbe? Beh, chiaramente ci porterebbe in una strada non adatta a finire il dungeon, e quindi forse un tesoro. Via, via, via! Questo è il bivio della valvola che abbiamo trovato poco fa. Oh. Vediamo dove porta. Forse al miglior tesoro di oggi. Tiara di Lamia. La tiara di Lamia permette di imparare diverse cose. Dona persino due punti, no? Un punto al potere magico e un punto al potere spirito. Veramente eccezionale. Anti-caos, caos, levita. Dimezza l'effetto degli attacchi vento. Oh, 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 quanto sarai carina più avanti. Ok. Ma niente abilità up. Non è urgente. Impareremo caos e soprattutto anti-caos, se già non l'ha imparato anche Quina, anche con lei, perché credo possa indossarlo pure lei. Ora andiamo, torniamo semplicemente alla valvola, la riazioniamo e cambieremo percorso. Ragazzi, è veramente facile. Guardate. Tra l'altro c'è un nemico che ho bisogno di incontrare, perché possiede una magia blu importante. Non potentissima, molto situazionale, ma importante al completismo. Quindi potrei avviare qualche scontro casuale e sperare di trovarlo. Su, su, su. Siete fin troppo buoni con gli incontri casuali. Oh. Vogliamo il mostriciattolo blu. Sì. Eccolo qui. Piccoli brutti aerosoleas. Buttiamo giù uno. Mamma mia, 1100 danni. Codata dispettosa, eh? Proviamo mantra magia. Ha solo il 20% di possibilità di riuscire, ma... Ma... faremo un po' di prove, eh? Oh... Fammi tutti gli antima che vuoi. Come vedete, i danni di antima non sono divisi tra tutti i membri del party. È una magia molto particolare. E noi impariamo un livello Sancta 4. Sancta, la magia di Beatrix, è a disposizione
di Quina, a patto che il nemico abbia un livello multiplo di 4 e chiaramente non avrà neanche la stessa potenza. Però abbiamo fatto tutto. Tu maledetto. E smonto. Così. Non si scherza con l'esperienza qui, non è per niente male se non avete farmato eccessivamente. Perfetto. Andiamo. Ok. Dobbiamo raggiungere quella. Però, vedete le bocche di pietra? Beh, ci porteranno di sotto. Opla. Allora proviamo. Ragazzi. Io li taglio, eh? Da qui si prosegue. Si può sempre tornare indietro. Vediamo dove ci porta questo. Guardate un po' il bivio 3, eh? È quello che porta all'uscita. Qui abbiamo un salvagente da raccogliere e una zona molto speciale, proprio quella vicino alla tiara di Lamia. Ehi, accidenti, è un miracolo che sei arrivato fin qui. Questo posto è territorio mio, non osare toccare i miei tesori. Ok, ok, ti lascio cercare, in cambio di una pozione. Ok, dammi il piccone. Affare fatto. Questo minigioco simpatico, ma allo stesso tempo potrebbe essere frustrante, ci permetterà di picconare il muro e ottenere oggetti. Il nostro obiettivo? Un nascosto anello Madain. Ma però questo muro è strano. Cupo? Insistiamo. Cupo! Ciao Cupo. Allora, hai degli oggetti completamente inutili. Devo chiederti un favore, Cupo! Consegneresti una lettera a Cupo? Cupo? Grazie, Cupo! Ok, nient'altro. Ok. Il piccolo segretuccio lo abbiamo trovato. Ora cerchiamo l'anello. Il nostro obiettivo sarà cercare di raggiungere, ecco qui, la valvola. Infatti ci avvisa, se azioni questa valvola ed esci, non puoi più rientrare, comitato dei minatori ladri. Ok, azioniamola e abbiamo sbloccato l'uscita. Ora facciamoci pure buttare di sotto dall'acqua.
chiamiamo Gargant. Ecco qui, siamo già all'uscita. Come vi ho già detto, il percorso non è difficile. Quella che vedete davanti a voi, vediamo davanti, è l'uscita. Ma il continente esterno lo vedremo nel prossimo video. Alla prossima!